è stato bello vedere anche come sul mio corpo effettivamente questa combinazione di alimenti e il fatto di mangiare senza sale abbia agito in maniera determinante. Cioè, perdere 8 centimetri di coscia quando alla fine io perdevo solo seno quando mi mettevo a dieta, cioè per me è stato sconvolgente. Cioè, perdere i miei 8 kg e perderli nei punti dove mi sentiva. Ho perso nel primo mese 6 kg e nella fase di educazione alimentare un altro 1,5 kg. E diciamo che adesso continuo ancora a scendere se voglio, se faccio la brava, quindi siamo a posto. Quando poi sali sulla bilancia i primi giorni che perdi tutti questi chili così, dice oddio. Mi sembra che fossero addirittura 8 etti in un giorno, quando poi alla fine io ci mettevo magari due settimane a perdere 8 etti, capito? E poi li rimettevo subito dopo. Quindi no, ma è il primo giorno, il secondo. Poi ci sono dei momenti in cui ovviamente tendi a stabilizzarti, a scendere di meno, però poi io ho continuato a scendere anche durante il mantenimento. La fase di educazione alimentare è fondamentale, perché è quella che poi ti dà la consapevolezza, ti dà che puoi continuare a seguirla, cioè strutturare proprio la tua alimentazione su di te attraverso l'educazione alimentare, perché nella fase di dimagrimento si dimagrisce, ma poi non devi avere la paura di reintrodurre un alimento e non poter continuare nel tuo percorso. In realtà con la fase di mantenimento capisci alla perfezione quali sono i passi giusti per, anche se c'è un aumento di peso, per poter poi rientrare e continuare la propria stabilizzazione. Io sono alta 1,78 m, ok? Quindi 8 kg su una persona come me in una dieta normale non è che si notino troppo, però le persone mi incontrano e mi dicono: ma che hai fatto? Sei completamente trasformata. Quindi effettivamente, al di là degli 8 kg, a livello di centimetri sono diminuita molto, e quindi sembrano ancora molti di più i chili che ho perso rispetto a in realtà quelli che sono, nel senso i centimetri sono tanti, per cui chi mi vede: stai benissimo, da chi sei andata? La stessa cosa che è successa a me con mia cognata. Il fatto di non contare le calorie e quindi utilizzare i grassi e mangiare a sazietà, per me è stato il motore centrale della faccenda, nel senso che mi ha permesso veramente di seguire senza difficoltà questo regime alimentare, questa alimentazione. Avevo intrapreso altri percorsi ipocalorici, sempre basati sul fatto di introdurre meno calorie, attraverso anche le diete di mia mamma, di mia sorella, diciamo. Tenevamo sotto controllo il nostro peso in questo modo, facendo una dieta che andasse bene un po' per tutti, che però in realtà aveva degli effetti, diciamo, momentanei e non nei punti dove volevo, perché è sempre quello il cruccio poi alla fine, e poi dopo qualche tempo poi mi ammazzavo di sport. Oltre a questo, adesso diciamo in questo percorso qui con un nutrizionista ho fatto la mia camminata quotidiana, ma tranquillamente faccio la mia passeggiata distensiva, gratificante, bella, la mia chiacchierata con le amiche, ma cioè lo faccio per piacere, non per dimagrire, per star bene, per trattare bene il mio corpo, i miei muscoli, ma sarei dimagrita lo stesso, sostanzialmente. La molla che mi ha spinto a contattarvi è stato proprio il malessere, ok, che avevo raggiunto alla fine dell'estate successiva al lockdown, e quindi un po' questo malessere da lockdown, l'accumulo di peso e il fatto che non riuscissi in autonomia, come avevo sempre fatto, a calare, mi ha spinto a contattarvi. Ho visto mia cognata, che si era affidata a nutrizionista.bio, l'ho vista completamente trasformata,
E quindi mi sono fatta dare i riferimenti, i vostri riferimenti, e vi ho contattato, ho avvisionato di persona il risultato, sapendo quali erano i problemi e il sovrappeso di mia cognata, e quindi mi ci sono buttata a pieno in questa cosa, credendoci fortemente, perché avevo visto, toccato con mano. Poi dopo c'è stato tutto un approfondimento anche su quello che c'è dietro questo percorso, no? E quindi capisci proprio che c'è un meccanismo alla base diverso. Okay? Questo che è stato strabiliante anche di questo percorso. Cioè il perdere peso nei punti in cui era più difficile perderlo. Durante il percorso viene ben studiato quello che ti porta all'accumulo o al dimagrimento. Quindi arrivi alla fine del percorso con una consapevolezza di te stessa e della tua alimentazione che non avevo prima. L'unico scoglio veramente che ho incontrato è stato quello di togliere il sale, ma è stato il sale, lo zucchero, poi l'abbinamento delle due è stata per i primi 8 giorni. Ecco. Diciamo sul pesce il sale assolutamente non dà alcun problema il fatto che non ci sia. Sulle proteine in generale, sulle verdure anche magari fatte direttamente in padella e non lessate che diventano più acquose. Ho fatto diverse cose, però molto in autonomia, nel senso che diciamo mi piace molto cucinare, quindi che ne so, basta che non mettevo il sale, rifacevo tutte le ricette che faccio di solito, cioè dall'agnello pulettato al coniglio al pollo fatto con tutte le varie spezie o pollo al curry, perché poi potendo utilizzare la panna è abbastanza versatile come tipo di utilizzo, quello dei grassi, delle spezie fondamentali. Cioè il terrazzo pieno di vasetti di spezie fresche di ogni genere, ma sì, anche perché anche nella fase di dimagrimento sono concesse tante spezie. Poi dopo, nella fase di mantenimento, assolutamente si possono usare tutte, per cui danno tanto sapore. La pasta con le cozze, per esempio, mi piace tantissimo, che non c'è negli alimenti, però la mia nutrizionista me l'ha inserito. Una volta evidenziati quali erano proprio i principi secondo i quali dovevo alimentarmi, poi ho avuto ampio margine, perché comunque non riuscivo a dimagrire lo stesso, quindi non era strettamente necessario che usassi, al di là della fase di dimagrimento stretta, solamente quegli alimenti. Quindi abbiamo raggiunto la massima libertà. Sapevo solo che non dovevo rimettere il sale e diciamo alternare nella maniera corretta i carboidrati. La mia colazione preferita è stata la torta al cioccolato del ricettario, perché viene veramente molto buona. E poi mi piace tantissimo la frutta con la panna, la frutta secca, mi faccio queste grandi macedonie di tutte queste cose. Però anche l'omelette con fragole, crema di nocciole e cocco, devo dire che non è male. È stato veramente un percorso tutto in discesa, pieno di scoperte su come funziona il nostro corpo, gli ormoni, cosa significa l'iposintesi. Insomma, è stato veramente strabiliante. Cioè poter capire che potevo mangiare i grassi quando io ho misurato i cucchiaini d'olio per una vita, cioè, per me è stato, no, una scoperta che mi ha fatto sentire una cretina per tutto quello che avevo fatto prima, sostanzialmente. Non è più una dieta, è uno stile di vita che ti fa star bene e basta, hai il tuo pasto libero a settimana, hai le tue possibilità di socialità, però poi nella normalità bisogna seguire, ecco, il mantenimento che si è costruito nei mesi. E poi anche la pelle elastica, non so, non vedermi, no? La sensazione di benessere e di energia. Ho rimesso cose che mettevo 30 anni fa, ok? E non sono fuori moda, sono dei capi bellissimi, perché io ero una fissata della moda.
ok? Quindi mi metto cose che ho comprato 30 anni fa, costosissime, bellissime, e me le rimetto alla perfezione, anzi, mi vanno anche meglio di 30 anni fa.